Kimono, tessuti preziosi, vecchi diari e poi ancora reperti e manufatti sono solo alcuni degli elementi che compongono la mostra intitolata Sete al filo d'oro che unì il Piemonte al Giappone, allestita nelle sale del castello di Racconigi. Esposizione che narra l'epoca d'oro dei bachi da seta piemontesi e delle prime relazioni tra la nostra regione e il Sollevante proprio grazie al prezioso tessuto. Curata dalla Link Japan for Events insieme all'Associazione Interculturale Italia-Giappone Sakura, la mostra resterà visibile ad ingresso libero fino al prossimo 20 novembre. Prosegue quella che ormai è una tradizione dal 2016, è il terzo anno che il castello porta mostre e percorsi ed eventi dedicati al Giappone. Tutto rientra in quelli che sono i 150 anni dei rapporti diplomatici e tutto sommato questo terzo anno rappresenta un po' la chiusura di un percorso con la seta, non casualmente. Anzi, Racconigi tutto sommato era una delle città che ospitava la produzione della seta, 18 setifici, addirittura vi si faceva il prezzo in Europa, il 30% della produzione veniva proprio da Racconigi. La presenza del kimono è ricchissima mostra, c'è soprattutto kimono della sposa, completamente ricamato a mano, è molto bello, ma anche una presenza di pagella di fine 800 e di un allievo giapponese che studiavano a Torino la lingua giapponese, lingua italiana. Quindi tutta questa, diciamo, realtà è molto importante. Alla mostra, appunto, che unisce Italia e Giappone, anche la presenza della Suzuki, come mai? Beh, la presenza di Suzuki è quanto mai doverosa in una mostra come questa. Se andiamo a vedere gli elementi distintivi della mostra, che sono quindi il Piemonte, il Giappone e la seta per l'appunto, sono elementi che ritroviamo anche nella stessa storia di Suzuki. Infatti la Suzuki, nota azienda giapponese, leader nell'automotive, moto e fuoribordo, è in realtà nata come un'azienda fabbricante di telai tessili e l'azienda oggi in Italia ha sede proprio alle porte di Torino, quindi radicata nel territorio piemontese. Ci sarà anche una serie di eventi collaterali legati a questa mostra nel comune di Racconigi? Assolutamente sì, ospiteremo una mostra, una sfilata di moda e due eventi all'interno del Museo della Seta, tutti legati alla storia, all'arte e alla cultura giapponese. Vorrebbero che tutti invitano tutti quanti a venire a vedere questa mostra.